Sono molto contento di essere qui alla conferenza stampa per la mostra di De Chirico. Mi sento molto metafisico. Vi aspetto nell'area Kines. Una grande mostra che ritorna con un grande artista come De Chirico, che torna a Genova dopo circa 25 anni, quindi era un parecchio tempo che mancava da Genova, e quindi torna a far lustro alla nostra città. Ed è una mostra che segna in un certo senso un nuovo ciclo di Palazzo Ducale. Nasce proprio infatti con il recente insediamento di Serena Bertolucci, una mostra che racchiude circa un centinaio di quadri che hanno il filo comune, che chiaramente è quello della metafisica, e che racconta anche suddiviso per tematiche. Devo dire la verità che quello che mi ha maggiormente colpito è il tema del viaggio e del ritorno nel quadro del ritorno di Ulisse, che racconta un po' come in realtà la vita, anche vista in maniera... la vita è un viaggio, no? E quindi attraverso il quadro, in quel quadro ritroviamo tutti gli oggetti che sono appartenuti a questo grande eroe del passato, che fanno parte quindi in realtà della nostra vita. Quindi l'arte è proprio questo, ci fa sognare, ci fa vivere con il pensiero e con l'immaginazione, ad avere anche, come nell'immagine del quadro, il mare dentro una stanza. Grazie. Sì, poi di questa mostra sono particolarmente contento perché è la prima mostra con Serena, e quindi anche una mostra che è un po' un inizio di un cambiamento che molto lentamente, sempre e molto rispettosamente di quello che c'è stato prima di noi, stiamo cercando di attuare all'interno di Palazzo Ducale. È una mostra bellissima che abbiamo fatto e sulla quale Serena si è spesa moltissimo. E c'è tutta una parte anche dedicata ai bambini, estremamente interessante. E dal mio punto di vista ho scoperto anche un De Chirico spiritoso e comico, con un lato molto divertente, e viene fuori anche in questa mostra. Una mostra di grande qualità innanzitutto, per questo sono particolarmente felice che sia la mia prima mostra come direttore. Una mostra di grande qualità perché grazie a un sistema di rete di grandi musei italiani che hanno voluto per Genova, ed è questo secondo me bellissimo, sostenere questa mostra mandando i loro capolavori gratuitamente, la città può offrire una mostra senza precedenti, quindi 100 opere di De Chirico di grande livello, di grande provenienza, con una finestra genovese. Perché la mia idea è quella che ogni mostra che viene al Ducale debba avere una finestra genovese, perché bisogna che il legame con la città sia rinsaldato, ed è una mostra che racconta lo stesso De Chirico. Quindi questo è bello. Non è una mostra cronologica, è una mostra che stanza per stanza esamina le opere con la stessa tematica. Sì, c'è un quadro originale che è appeso a 70 centimetri. Perché noi non pensiamo mai che queste mostre sono continuamente una barriera per i bambini, perché quando sono troppo alti, perché le vetrine sono troppo alte. Quindi un originale, grazie alla Fondazione De Chirico, che è il nostro primo partner per questa esperienza, che ha certificato tutte le opere, questo ci tengo a dirlo, quindi un lavoro di lunga ricerca, un'opera è appesa a 70 centimetri, quindi i bambini potranno vederlo. E poi, primo caso in Italia, all'interno del percorso c'è una stanza in cui i bambini faranno la loro mostra. Quindi potranno applicare al muro i loro quadri, scrivere le loro didascalie, e grazie alla collaborazione con la scuola di robotica avranno un custode particolare, che è un robottino che proietterà anche gli altri quadri di De Chirico, ed un cartone animato che proverà in un minuto e mezzo a spiegare la metafisica ai bimbi. E trovo simbolico il fatto che questa mostra si concluda nella sala genovese con un fiasco di vino sul quale De Chirico scrive Genova per non dimenticare. Basta avere la volontà e la voglia di valorizzare tutto quello che è la nostra città e quindi raccontarla. E quindi devo ringraziare tutti quanti gli organizzatori, la curatrice e anche chiaramente il direttore di Palazzo Ducale.